Bene, partiamo con un altro esercizio. Questa volta questo è il file, è un altro PDF, lo copiamo direttamente dentro la cartella del progetto. Ok, e a questo punto, Open with System Editor, andiamo a vedere com'è la nostra visualizzazione. Come punto 1 dobbiamo ricreare questa visualizzazione. C'è una barra, vedete qui con un glificon, sembra un elemento, comunque potrebbe essere un drop down. Poi c'è un'immagine, in questo caso YouTube. Abbiamo poi una casella di testo con un altro pulsante con un altro glificon. Poi abbiamo un'altra barra qui, più un'altra spazio, un div potremmo dire, con un grigino chiaro. E all'interno di questo div qui sembra esserci un altro elemento, altri elementi con dei glificon e delle scritte laterali. Quindi andiamo come al solito negli appunti, prendiamo la parte di Bootstrap e facciamo copia e incolla. Per avere lo schema di una pagina appunto Bootstrap. Quindi creo il mio nuovo file, nuovo file esercizio 1.html, ci copio tutta questa parte. Ok, a questo punto possiamo partire qui in alto. Come prima cosa possiamo fare un div class row, facciamoci una prima riga nel nostro elemento dove dobbiamo andarci a mettere. Allora, un elemento drop down, ok? Oppure ci possiamo mettere un glificon di drop down. Andiamo a vedere. Ok, prendiamo questo, ci mettiamo un glificon, penso che sia hamburger, deve essere il glificon di drop down. Adesso andiamo a verificare. Ok, vediamo intanto se mettiamocene un altro. Ok, allora devo solo andare a capire qual è il glificon giusto. Dopo lo andiamo a cercare su internet, poi ci mettiamo un'immagine. Poi ci dobbiamo mettere una casella di testo. Ok, e poi dopo ci torniamo a mettere il glificon con l'immagine e quant'altro. Andiamo a prendere le immagini di cui abbiamo bisogno.
Ok, andiamo a caricare. Adesso chissà dov'è. Andiamo a caricare sempre dentro a web app e la rinominiamo YouTube PNG. Ok, andiamo a vedere il glificon del drop down com'è. Bootstrap glificons. Di nuovo, per l'esame va bene anche se c'è un qualunque tipo di glificon, non c'è bisogno di andare a cercare quello specifico glificon lì, quindi non dovete perdere tempo nell'operazione che stiamo facendo adesso. Boh, forse questa qua non è male. Glificon Align Justify. Ok, c'è l'immagine che ovviamente è troppo grossa, quella di YouTube, quindi mettiamo un attributo with 100 pixel, salviamo, ok, ricarichiamo. Oh, diciamo che qua va abbastanza bene come, come cosa. Non vorrei farla andare a capo, ok? Non mi piace così che vada a capo. Quindi, ok, volevo vedere se ci sarà sicuramente in Bootstrap qualcosa per fare delle form inline, cioè per mettere tutti in una sola riga. In questo momento, francamente, non me lo ricordo. Potremmo cercare su Google come si fanno a fare delle form inline, o altrimenti, forse per non sbagliare, utilizzerei delle colonne. Quindi facciamo un div class. Col LG 3 in cui ci mettiamo queste due cose e poi un'altra col LG 2 dove ci mettiamo questo. E un'altra dove ci mettiamo questo. Vediamo come viene fuori. Ok, quindi lo siamo riusciti a mettere tutti in fila. Vediamo rispetto al nostro testo. Ok, c'è forse qua uno spazio più grande, questa immagine qui è molto più grande e così. Quindi per facciamo 6. Ok, quindi stiamo facendo 3 più 1, questo qua potrebbe diventare fino a un 8,
with system editor. Ok, diciamo che cominciamo abbastanza ad andare. Questo qua diciamo che per adesso va bene così. Questa è la chiusura del div class row. Sotto facciamo un altro div class row. Questa volta gli mettiamo uno style background color light gray. Dentro ci dobbiamo mettere un div mettiamo una colonna da 4 con uno style gray, ok, all'interno della quale ci possiamo mettere, dicevamo, dei glificon con di fianco una scritta. Quindi ad esempio potremmo metterci un paragrafo, vediamo come viene, un paragrafo con un glificon. E di fianco una scritta tendenze, un altro po' ok, quindi ci siamo già avvicinati molto all'obiettivo che vogliamo. Forse c'è un po' di sicuramente più corto come coso. Mettiamoci un padding 10 pixel. Più o meno cominciamo ad andare, ok? Qui mi fermerei qui, nel senso se poi avessimo, forse c'è un margine, potremmo metterci, cosa c'era? C'era sicuramente un po' di margine, ok? Per sistemare le cose, però a un certo punto diciamo così va bene, nel senso io controllo che voi sappiate più o meno lavorare con i margini, con tutte le cose che ci sono in Bootstrap, e poi è chiaro che per farlo veramente perfettamente uguale, dopo è proprio un discorso molto di fino. Margin top 10 pixel, ok? Un discorso molto di fino che non è importante. Quindi quando arrivate a una situazione, diciamo, come questa, qua era, scusate. In questo caso era la row che doveva avere un margin top. Ok, quando arriviamo a una situazione di questo tipo, più o meno io ho visto che avete impostato correttamente la pagina e quindi non starei a perderci ancora tempo, eventualmente così lo salvate, così già va bene, eventualmente ci tornate alla fine se avete tempo per qualche ultimo abbellimento, qualche ultima operazione di messa a posto, ok? Però già così le cose possono andare.